Venerdì 28 ottobre, a Palazzo Firenze a Roma, in occasione della presentazione della nuova stagione del programma Borghi d'Italia di TV 2000, i parchi letterari della rete Società Dante Alighieri sono stati protagonisti, a partire dal sostegno per la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2018, protagonista della puntata del 5 e 6 novembre. Ed è una cosa importante per la nostra comunità in questo periodo particolare di candidatura di Aliano a Capitale Cultura 2018. Il lavoro che è stato fatto nella nostra comunità è un lavoro molto bello che io ho avuto già l'opportunità di vedere, che oltre alla cultura, all'arte, mette insieme l'enogastronomia, ma anche i luoghi di ispirazione letteraria del Cristo si è fermato a Eboli e soprattutto la partecipazione viva della mia comunità. Presenti anche i rappresentanti del comune di Pico, dove ha sede il parco letterario Tommaso Landolfi. La comunità di Pico si è sentita molto importante nel momento in cui TV 2000 le ha voluto dedicare uno spazio per il suo borgo antico, un borgo molto bello in cui abitano persone molto ospitali che accolgono molto bene i turisti e tutti coloro che vogliono visitare il nostro centro. E noi siamo orgogliosi di avere un così bel borgo e siamo anche orgogliosi del fatto che qualcuno si è accorto di noi. Consegnare gli attestati di partecipazione al programma, il segretario generale della Dante Alessandro Masi, il direttore generale di TV 2000 Lorenzo Serra, il direttore di rete Paolo Ruffini, il segretario generale dell'ANCI Lazio Enrico Diacetti e il presidente dei parchi letterari Stanislao De Marsanic e Mario Placidini, curatore del programma. Durante l'evento è stato consegnato l'attestato di partecipazione anche al comune di Galtellì con il parco letterario Grazia Deledda. La puntata, andata in onda in estate, ha visto i contributi con interviste ai protagonisti della vita sociale e culturale del borgo e del parco letterario. Hanno il grande vantaggio di raccontare l'Italia per quella che è, e l'Italia delle piccole realtà, dei piccoli borghi, è un elemento fondamentale che a nostro avviso deve essere raccontato. È un elemento anche di grande importanza non solo per chi vive in quei borghi, ma anche proprio per tante persone che vivono all'estero, che conoscono quell'Italia e si ritrovano nei posti che hanno lasciato. Tanto è vero che TV 2000, che oggi è anche disponibile in America del Nord e America del Sud, i borghi d'Italia sono un elemento di grande attenzione che sono proprio richiesti da chi è lontano. Essere, appartenere a una grande città sicuramente fa piacere, ma credo che nei piccoli comuni c'è un radicamento diverso, un radicamento che porta anche alla difesa di quel territorio. Cioè molto spesso noi vediamo che se non ci fosse gente che si occupa nei piccoli comuni della frana che succede, del corso praticamente del fiume che viene deviato e altre vicende, saremmo tutti più poveri, sarebbe sicuramente un'Italia non forte di queste caratteristiche che i piccoli comuni ci danno.